Buongiorno a tutti, belli e brutti, sono Cross e oggi vi voglio parlare di Overwatch. L'avrete sentito parlare in lungo e in largo ormai, alla TV, alla radio, dalla nonna, dal vicino, dappertutto, perché ultimamente è un titolo di cui se ne parla tanto. Ma io ancora non ho detto la mia. Ok, è vero, forse ho fatto un video che si chiama Overwatch un gioco bello e che presuppone che effettivamente Overwatch sia un gioco bello. Ma questo è un insieme di quelli che sono effettivamente i miei pensieri sul titolo. Dato che ultimamente poi su YouTube è diventata una moda dire quel cazzo che si pensa sulle cose quando magari a nessuno gliene frega niente, ecco che anche io giustamente mi aggiungo a questo trenino e vi racconto quella che è la mia esperienza, quello che ne penso ad oggi di Overwatch. Beh, è un gioco bello, come avevo già spiegato, e considerando che è fatto dalla Blizzard, che è una software house che più o meno negli ultimi 10 anni ha continuato a sfornare giochi e non ha mai deluso, si può pensare che Overwatch quindi abbia un ottimo inizio e sia un titolo molto valido. La stampa internazionale l'ha valutato molto bene, ha ricevuto addirittura alcuni centoni, ma passiamo quindi al dunque. Non ho intenzione di mettermi lì a giudicare aspetto grafico, tecnico, audio e quant'altro. Non voglio fare il professorino. Quello che intendo fare invece è lasciare quel lavoro a chi viene pagato per farlo e mi rivolgerò a quell'aspetto vivibile del gioco, quell'aspetto che riguarda la marea di bestemmie che ci sta dietro al gioco finché si gioca, la marea di giocatori che non hanno idea di quello che stanno facendo, oppure il senso di soddisfazione che ti dà quando vinci, anche se vinci in modo piuttosto poco simpatico. Tipo la coppia Reinhardt e Bastion messi sul carro e che si proteggono a vicenda e ammazzano tutti perché ovviamente diventano abbastanza impenetrabili? Da alcune figure su internet e su YouTube stesso è stato detto che Overwatch è, qui permettetemi di citare, considerato che è a disposizione una sola arma per personaggio, non può essere considerato competitivo. Questa secondo me è una delle affermazioni più cretine e più idiote del 2016. Questa insieme a hai troppa poca vita e basta un colpo per farti fuori. Sì, perché evidentemente una persona che fa dei commenti del genere è piuttosto evidente che non ha capito quello che è esattamente il nucleo di Overwatch e l'essenza del gioco. Ovviamente se non riesci a comprendere questo tipo di gioco, per favore torna a giocare a Ultimate Arena. Adesso che ho finito il rant posso andare avanti. Il bello e il brutto di Overwatch penso che sia proprio la diversificazione dei personaggi, però questo comporta nelle persone che si approcciano al gioco per la prima volta una specie di barriera che a volte non viene superata neanche dopo ore e ore di gioco, quindi ci si ritrova con individui a livello 20 o 30 che non hanno idea di quello che stanno facendo. Ogni personaggio è unico, quando intendo unico vuol dire che è unico il suo modo di parlare, il suo modo di camminare, il suo modo di sparare e persino le sue abilità sono completamente diverse rispetto a quelle degli altri, anche se appartengono alla stessa classe o categoria o ruolo, chiamatelo come volete. Oltre ai personaggi ci sono alcune meccaniche del gioco che sembrano essere tanto difficili per alcuni, come ad esempio scortare un carro. Ci sono alcune modalità di gioco dove bisogna scortare un carro dall'inizio alla fine passando attraverso alcuni checkpoint. Ovviamente tu attaccante devi stare vicino al mezzo e più si è di numero e più il carro va veloce, il difensore invece deve impedire agli attaccanti di stare vicino al mezzo e possibilmente mettercisi anche vicino al carro quando non c'è nessuno, in modo che questo indietreggi, va indietro molto piano, indipendentemente dal fatto che sia 1, 2, 4, 5, 8. Fatto sta che nessuno lo fa lo stesso. È una cosa che nessuno capisce, oppure semplicemente nessuno ci bada. Fatto sta che nella maggior parte delle partite che ho fatto, il carro o rimane lì inchiodato o va solo semplicemente in avanti, a meno che non ci sia il mona di turno che ci si mette sopra e diventa un bersaglio facile per la squadra avversaria. Sì, perché i miei compagni vanno avanti a farsi ammazzare, giustamente, invece di difendere. Ma questa è un'altra storia. Tralasciando il fattore culo che influisce in maniera abbastanza marcata su alcune giocate, un fattore che fa venire voglia di bestemmiare in maniera abbastanza spropositata è il vedere il proprio tank che carica la squadra nemica da solo, oppure vedersi Widowmaker, che non è altro che un cecchino con uno sputo di vita, stare in prima fila in mezzo ai combattenti, oppure ancora
Il fatto che durante la scelta dei personaggi nessuno, e quando dico nessuno intendo che raramente trovi qualche sfigato che vuole farlo, nessuno sceglie il tank oppure il supporto, il curatore o qualcuno che possa assistere gli altri compagni nel difendere o nell'attaccare. Nell'altra squadra hanno il tank e il curatore, oltre che una marea di attaccanti, ma noi no, 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 perché noi siamo più intelligenti, siamo più bravi, è certo. Noi invece ci troviamo con 4 Widowmaker e un Hanzo magari. E poi ci sono io, giustamente, ma io cosa faccio? Faccio il tank o il curatore? No, perché sapete, un tank senza un curatore serve a poco, così come anche dopo tutto un curatore senza un tank non è che fa la differenza. Finisce che anch'io alla fine faccio quel cavolo che mi pare, perché giustamente, a meno che nell'altra squadra non ci sia un branco di imbecilli, la partita è comunque persa. Al momento all'interno del gioco non vi è la modalità competitiva e molti si sono lamentati di questo fatto, ma dopo 10 ore di gioco vi posso assicurare che è un elemento positivo, considerando il numero di persone che ci sono che non hanno idea di cosa stanno facendo. Altro punto a favore sono le partite che durano in media dai 6 agli 8 minuti, quindi che sia uno strazio o una vittoria schiacciante, non si passano mezz'ore o ore a fare la stessa partita ancora ancora, quando magari poi ci si ritrova che c'è un mongolo che quitta rendendo tutto così va. Tornando al discorso culo o sfiga, che in realtà dipende sempre dal punto di vista, a volte ti ritrovi nella frenesia del combattimento che non sai bene cosa sta succedendo, chi uccide chi. Magari volevi ammazzare il curatore, invece c'è un tizio sfigato che ti passa davanti, quindi ammazzi lui invece. Di solito è il mio caso. Torno magari sul campo di battaglia dopo aver fatto una morte patetica e appena giro l'angolo mi ritrovo che mi arriva una bomba in faccia, o magari un razzo, o magari una freccia nel ginocchio. Quindi mi tocca rifarmi di nuovo tutta la strada per cercare magari una strada un po' più nascosta o segreta, un passaggio nascosto perché le mappe ne sono piene di questi, per cercare di evitare una morte tragica o magari meno cercata. Overwatch, tutto sommato, è un titolo che è appena agli inizi e ha un futuro brillante davanti a sé. E io, sinceramente, lo consiglio caldamente a tutti gli appassionati di FPS con un pizzico di fantasy. Sono sicuro che gran parte dei problemi che ho appena elencato col tempo si sistemeranno, anche se quell'idiota di turno ci sarà sempre, ovunque. Con questo io direi che si conclude questa mia analisi del titolo. Se il video ti è piaciuto ricorda di lasciare un like qua sotto, se ancora non l'hai fatto iscriviti. Fino al prossimo video, io vi saluto, buon proseguimento, sono Cross, passo e chiudo, ciao! Thank you.